Grazie per aver accettato il nostro invito. Diamo il benvenuto al Presidente della Commissione europea dell'Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Compagnone. Benvenuto. Grazie per avermi ospitato. E vorrei subito raccontare quella che è l'attività della Commissione, ecco, per poter entrare anche meglio in quelle che sono poi i vostri progetti e il lavoro che fate costantemente per la nostra regione. Sì, la nostra non è una commissione molto conosciuta, molto spesso non è chiaro insomma cosa faccia, almeno alla stragrande maggioranza dei cittadini, quindi credo che sia opportuna invece questa intervista perché speriamo di riuscire a far comprendere la nostra attività in sede di Assemblea regionale siciliana. La commissione UE sostanzialmente di cosa si occupa? In generale si occupa di poter esprimere i pareri in termini di compatibilità delle norme che vengono per esempio fatte alla regione con le norme europee. Ecco, se qualunque regione sia governativa che diciamo dell'assemblea che viene studiata, messa in campo alla regione siciliana, poi passa al vaglio della commissione UE per verificare la compatibilità con le norme comunitarie. Ecco, questo nella buona sostanza. Ma non solo facciamo questo, poi l'altro, anche tutti i programmi, se quando per esempio il governo regionale decide, come è successo per esempio quest'anno con più volte abbiamo dovuto spostare dei fondi comunitari dalla destinazione per cui erano stati immaginati adesso per l'emergenza Covid in altri canali di finanziamento, per esempio per il sostegno alle imprese, tutto questo è passato dalla Commissione UE. Perché abbiamo la Commissione UE dà a questo punto il parere di positività, quindi permette che questi spostamenti dei fondi possano essere fatti. Ecco, questa è in generale la funzione della Commissione. Noi abbiamo in realtà poi fatto qualcosina di più da quando ci siamo insediati nel 2018. La Commissione in questi anni abbiamo fatto un attimino un po' di pressing sull'attività dei vari dipartimenti, perché come funziona il meccanismo. La comunità europea mette dei fondi che poi la regione attraverso i vari dipartimenti individua in delle linee strategiche e ogni dipartimento fa dei bandi, per esempio per essere più semplice può essere quello dell'agricoltura o delle attività produttive, no? Per le altre aziende, fa dei bandi, poi i cittadini attraverso società o privatamente partecipano a questo bando, la regione, questi dipartimenti analizzano, verificano la compatibilità del progetto col bando, danno un punteggio, sulla base di questo poi avviene il finanziamento, sono fondi comunitari che attraverso la regione vanno direttamente alle imprese. Questo è il meccanismo. In tutto questo meccanismo spesso la polemica è come mai si perdono i fondi, come mai c'è molta lentezza, perché il giovane che ha presentato il progetto X per fare realizzare quella determinata attività, la lamentela è spesso che questi fondi poi non arrivano all'azienda, che l'azienda non riesce o viene spesso come dire rallentato l'iter o succede che intanto l'azienda deve pur fare l'attività, si rivolge alle banche, poi si ritrova scoperto dal punto di vista bancario, e queste sono tutte le problematiche non semplici che avvengono semplici. Quando invece attraverso questo meccanismo dei fondi comunitari è vera manna, perché come voi sapete la regione siciliana, ma come un po' tutto il governo italiano, non è che navighi nell'oro, per cui questi fondi sono straordinari perché possono consentire alle aziende e ai cittadini di poter immaginare uno sviluppo. Faccio l'esempio del classico giovane che immagina di fare un B&B, no? O un agriturismo, giusto? Ecco, queste sono un po' le cose così per far comprendere. Alcuni degli esempi. Ecco, attraverso questi fondi si realizza il B&B, si realizza l'agriturismo, o si realizza lo stabilimento balneare, o si realizza il miglioramento di un fondo agricolo. Ecco, questo è quello che funziona. Allora, poter snellire questi meccanismi credo che sia la cosa più importante. E questo noi è, diciamo così, l'input che ci siamo dati, no? Ci siamo dati questo sogno, cioè quello di poter realizzarne, di snellire questo iter e di fare in modo che questi fondi non si perdano, non tornino indietro, perché quando poi non vengono spesi, no? I programmi sono pluriennali, sono settennali, ma quando poi questi soldi non vengono spesi, non vengono certificati, tornano indietro. Ecco, questo è il meccanismo. Allora, quindi non perdere un'opportunità in qualche modo. Chiaro, e a tal proposito...
Lei diceva che ieri c'è stata una riunione molto significativa proprio da questo punto di vista per cercare di, in qualche modo, snellire questo iter e poter così dare diverse possibilità ai tanti imprenditori o comunque a chi magari ha dei sogni, come diceva lei prima, da realizzare. Realizzare. Infatti, questo abbiamo fatto noi in questi 2 anni. Abbiamo intanto, come dire, fatto da pungolo ai vari dipartimenti per vedere mensilmente come svolgevano il lavoro, se il lavoro era svolto bene, se noi riuscivamo a far incontrare sostanzialmente le necessità dei cittadini con i fondi. E questo abbiamo fatto. In più abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo individuato questa è la prima cosa che ho fatto quando sono diventato deputato e mi sono occupato di questa cosa, cioè individuare quali erano le criticità, cioè dove stavano gli errori, le fasi critiche per cui questo meccanismo non avviene in modo snello. Abbiamo individuato tutte queste criticità parlando con chi? Parlando con gli operatori, con i professionisti, per dire, con le camere di commercio, con gli architetti, con gli ingegneri, con quanti poi fanno i progetti. Abbiamo parlato con il tessuto imprenditoriale, abbiamo parlato con Confindustria, abbiamo parlato con gli agricoltori, con l'ANCI, con i sindaci. Ecco, abbiamo parlato con tutto il territorio e ci siamo fatti dire quali erano le loro lamentele, le cose che loro sottolineavano non funzionanti. Abbiamo assorbito tutto questo, abbiamo proposto poi delle cose, l'abbiamo trasformato questa proposta in delle risoluzioni. Cioè la commissione poi fa una risoluzione che cos'è? La commissione dice: bene, caro governo, queste sono tutte le cose che non funzionano, noi ti consigliamo di fare queste cose. E lo abbiamo proposto, ben due risoluzioni abbiamo prodotto e consegnato al governo Musumeci. Molte di queste cose sono state per la verità fatte. E abbiamo snellito, tant'è vero questo governo in qualche modo sta riuscendo rispetto al passato a garantire tanti finanziamenti e la utilizzazione di fondi che magari soprattutto nei 5 anni passati non avveniva, no? O comunque non avveniva perfettamente. Abbiamo fatto questo. Una delle cose straordinarie che siamo riusciti a fare in questa Sicilia in cui ogni passo è complicato è quello di far incontrare appunto il Dipartimento delle Attività Produttive che è Dipartimento che utilizza più fondi oltre quello dell'agricoltura, dove passano tutti i sogni dei nostri giovani, tutte le start-up, tutti i grandi progetti anche innovativi. E questo imbuto cosa comporta? Comporta che quando si fa un bando arrivano migliaia di istanze e i pochi dipendenti della regione siciliana, del Dipartimento delle Attività Produttive, quindi per esempio 5 dipendenti, 5 funzionari, devono verificare 2.500 pratiche, capisce bene. Che diventa complicato perché poi sono tanti documenti, tutta una serie di relazioni, eccetera, eccetera. Poi si inserisce tutto questo discorso, l'antimafia, la Corte dei Conti, no? Tutta una serie di organi di controllo per cui diventava un imbuto. Ma soprattutto l'imbuto è anche nella fase successiva, quando una volta accreditato con decreto quel particolare finanziamento, poi c'è tutta la certificazione che è la ditta, prendiamo la ditta che fa il B&B per capirci. Al momento in cui realizza l'opera, dovrà mandare tutta una serie di certificazioni di documentazione alla regione. Tutta questa documentazione viene controllata da un funzionario. Allora noi cosa abbiamo immaginato? Visto che noi abbiamo pochi funzionari, abbiamo immaginato che potesse essere l'ordine dei dottori commercialisti, per esempio, a poter certificare la spesa, in qualche modo dando già, il lavoro fatto al Dipartimento delle Attività Produttive, alla regione. Ecco, questo abbiamo immaginato. Non è una cosa semplice perché la regione si deve fidare di quello che scrive un professionista libero, giusto? Abbiamo creato quindi dei meccanismi, dei protocolli, è stato fatto un protocollo che è stato poi firmato nella mia commissione tra il Dipartimento, tra l'assessore alle attività produttive Durano, il capo del Dipartimento, in questo caso il dottor Fittitta, e il direttore dell'Ordine Commercialiste, che è il dottor Attinelli di Vittorio Crevesia, di Ragusano, hanno firmato questa convenzione. A distanza di qualche mese, ieri abbiamo verificato il funzionamento di tutto questo. È stato straordinario poter ascoltare dalle parole del dottor Artinelli, quindi dell'ordine dei dottori commercialisti, come questa cosa sia servita, abbia snellito notevolmente l'iter, le aziende sono contente, quindi abbiamo fatto un'opera buona, cioè abbiamo fatto un'opera di buona amministrazione. Ieri, tra l'altro, c'è stato un altro incontro perché adesso, sulla stregua di questa convenzione, anche per esempio i revisori fiscali vogliono fare la stessa cosa, ma così come potremmo allargare questo sistema anche per esempio ad altri dipartimenti, come può essere il Dipartimento dell'Energia o il Dipartimento dell'Agricoltura, cioè stiamo provando
ha creato tutti questi meccanismi di accelerazione del sistema che possono certamente avere una ricaduta positiva. Assolutamente, infatti poter avere delle procedure più snelle sicuramente questo è a vantaggio poi di tutta la nostra regione, del nostro territorio, che è un argomento sicuramente molto scottante, soprattutto anche in questi giorni alla luce di quello che sta avvenendo anche a livello nazionale e che riguarda il recovery plan, sul quale ecco potremmo aprire una grande parentesi e proprio parlare di questo che poi la riguarda sempre in prima persona. Certamente, questa è una cosa importante, ha detto benissimo lei, cioè, è caduto un governo su questo argomento, perché poi alla fine la sostanza è questa, questi famosi 200 miliardi che la Comunità Europea mette a disposizione dell'Italia, e non è una sciocchezza, è una cosa che probabilmente cambierà la storia dell'Europa e potrebbe cambiare anche la storia della Sicilia, perché tutti i nostri progetti, le grandi progettualità, le idee per poter sviluppare la nostra terra, poi si impattano e si fermano su un problema serio, che è la mancanza di denaro. No? Ognuno di noi, credo, ogni cittadino, ogni azienda, ognuno immagina, ha un sogno da realizzare, poi si ferma quando non ci sono i soldi. Ecco. Oggi il recovery plan mette in condizione l'Italia e la Sicilia, e il meridione, direi io, tutto il meridione, di poter finalmente immaginare uno sviluppo, soprattutto per il meridione d'Italia, fare quello che per cui l'Europa nasce, cioè eliminare le disparità, eliminare le grandi disparità che ci sono oggi in Europa, la disparità di genere, quello per esempio che riguarda voi donne, le donne che lavorano hanno meno opportunità di lavoro, che hanno tutte le serie di problematiche maggiori rispetto agli uomini, quindi la disparità di genere, ma soprattutto la disparità economica che c'è tra il nord e il sud dell'Europa, e la disparità infrastrutturale, la disparità sociale che c'è tra le reti ospedaliere, per esempio, del nord Italia con quelle del meridione d'Italia, ma soprattutto direi io la grande disparità infrastrutturale, parlo di ferrovie, di strade che c'è tra il sud dell'Italia e il nord dell'Italia. Ecco, queste grandi disparità è la cosa più importante su cui tiene l'Europa. L'Europa deve fare questo, questo è il primo principio a cui deve sottendere la Comunità Europea. Questa volta ci sono i fondi per poterlo fare, no? Ecco l'importanza del recovery plan. Noi come Commissione abbiamo ritenuto di impegnarci in questo senso, siamo stati gli unici parlamentari a occuparci, per la verità, di occuparci del recovery plan. Abbiamo in questi mesi audito tutta una serie di personalità, penso alla Confindustria, ma come all'Associazione dei Sindaci, ma come all'Associazione dell'ANCI, ma come per esempio al mondo dell'agricoltura, Confindustria l'ho detto, a Confedra che si occupa della mobilità. Quindi abbiamo ascoltato il territorio, come si usa dire, per cercare di capire quelle che potevano essere veramente le cose che servono alla Sicilia. E un'idea ce la siamo fatta. E poi l'idea che viene riconosciuta un po' da tutti, ho letto qualche giorno fa la risoluzione che ha fatto lo Svimez, come lei sa, è una società importantissima fatta da personalità di altissimo livello che studiano ogni volta di anno in anno le relazioni economiche e socio-economiche dell'Italia, che ha sottolineato quelle sono le cose che servono alla Sicilia, che servono al meridione d'Italia, non solo alla Sicilia, ma al meridione d'Italia per poter superare questo grande gap socio-economico che, diciamo, divide la nostra Italia a metà. Bene, cosa viene fuori? Io la dico un po' in sintesi per far comprendere, perché poi molte cose sono state individuate, tanti assi, tante attività, ma fondamentalmente la sintesi è questa, possiamo dire. Ed è se noi immaginiamo questa Sicilia, ecco, io per far comprendere anche i cittadini, qual è la grande forza della Sicilia? Perché la Sicilia è sempre stata da tutti desiderata, no? Come ecco, questa bella donna che c'è nel mondo da tutti desiderata, questo straordinario posto che è la Sicilia. E perché è messa nel mezzo del Mediterraneo? No? La storia del mondo, noi diciamo, della civiltà, nasce nel Mediterraneo, no? Mediterraneo, esatto. E la Sicilia è messa lì, e quindi tutta la vogliono, tutta l'hanno desiderata, dagli arabi, i romani quando scesero in Sicilia, ma poi gli arabi, ma poi i greci, ma poi i normanni, ma poi gli inglesi, ma poi gli americani, tutti volevano questa benedetta. Perché vogliono tutta questa? Perché la Sicilia è infilata nel mezzo del Mediterraneo, nella culla della civiltà. Questa è la nostra fortuna,
ma è anche, ahimè, la nostra pecca, perché siccome tutti la vogliono, non ci hanno mai lasciati liberi di svilupparci, mettiamola così. Ecco, io sono un movimento per l'autonomia, per cui di questo ho fatto il motivo della mia azione politica, ma non la voglio scendere, non voglio scendere in politica, voglio parlare di buona amministrazione. Allora, questo è quindi la caratteristica peculiare della Sicilia. Allora, se, immaginiamo noi quale può essere la cosa che può fare la differenza, che può finalmente creare questo sviluppo della Sicilia, quella di poter sviluppare questa potenzialità straordinaria per cui siamo nel mezzo del Mediterraneo. Come sviluppi questo? Lo sviluppi certamente attraverso una strategica visione, una visione strategica che mette questa Sicilia in relazione intanto tra le varie strutture della Sicilia e poi tra la Sicilia e il mondo. Qual è oggi il sistema più importante? Quello intanto di mettere in relazione i porti, per esempio, della Sicilia. No? Noi siamo nel mezzo dell'acqua, del Mediterraneo, quindi siamo, quali sono il front office? Sono i porti, no? Dove arrivano le merci, dove si muovono le persone. In un mondo sempre più globalizzato, interconnesso, allora noi cosa immaginiamo? Di far mettere in rete questo sistema portuale, quindi tutti i vari porti dovrebbero comunicare fra di loro, ma prima di comunicare devono essere messi in condizione di comunicare, in condizione di svilupparsi. Quindi immaginiamo che ogni porto si debba lì sviluppare la rete elettrica, per esempio, l'interconnessione multimediale, no? Noi oggi stiamo parlando... Certo, queste interconnessioni oggi sono fondamentali, quindi dobbiamo immaginare questi porti dove arrivano le merci, dove c'è comunicazione, possano tutti fra di loro essere interconnessi. E poi oltre alle reti multimediali devono essere interconnesse dalle ferrovie che non inquinano e che trasportano le merci e le persone, ma soprattutto le merci devono essere interconnessi dalla rete viaria, no? Dalle strade. Cioè, io non posso avere il porto di Augusta che mi lavora una marea di merci che è messo là nel Mediterraneo e che poi non è connesso col porto di Catania o con l'aeroporto di Catania, con l'aeroporto di Comiso o col nord Italia, se non attraverso una rete ferroviaria e una rete viaria. Allora, la modernizzazione di una rete ferroviaria e viaria che si è portata a livello, ecco, l'eliminazione del gap infrastrutturale rispetto al nord. Noi abbiamo bisogno non più di piccole di gelle, come dice anche lo Svimez stesso, cioè noi abbiamo bisogno non più di immaginare le quote, no? La quota, tipo la quota latte, la quota del 20% alla Sicilia, no, noi abbiamo bisogno di avere standard, noi abbiamo bisogno di dire che noi dobbiamo essere adeguati allo standard che c'è a Milano, che c'è nel centro Europa, che significa che se io devo portare l'alta velocità e devo connettere con la rete ferroviaria i miei porti, lo devo fare con la stessa velocità che viene nel centro Europa, il che significa che noi dobbiamo fare l'alta velocità vera, non quella che ci stava proponendo il governo nazionale con il recovery plan precedente, che spero adesso venga messo in discussione, che hanno fatto bene a mettere in discussione. L'alta velocità significa quella velocità che avviene tra Milano e Roma, tra Lione e Marsiglia, insomma, voglio dire, nel centro Europa, e che è stata immaginata dalla stessa Europa come quel famoso corridoio Berlino-Palermo che dovrebbe collegare l'Europa con la Sicilia, e l'alta velocità significa di 300 km orari che ci consentirebbero, per esempio a noi che abitiamo a Catania, di poter andare a lavorare a Palermo e arrivarci in un'ora, arrivarci, no? Certo, questo chiaramente poi potrebbe agevolare naturalmente la crescita, come diceva, lo sviluppo della nostra regione così tanto desiderata e contesa da tutti, però è chiaro che lei faceva prima riferimento ai fondi, no? Che poi alla base realizzare l'alta velocità, realizzare queste strade, realizzare l'interconnessione oltre che ferroviaria e stradale anche delle multimediali, realizzare queste, ci vogliono i fondi del recovery plan. Ecco cosa deve fare il recovery plan, deve fare questo. E poi, per quanto mi riguarda, ma lo dicono tutti quelli che hanno un po' di intelligenza e non si fermano a degli schemi, a delle cose, come dire, preconcette, ci vuole il ponte sullo stretto, perché il ponte sullo stretto è il collegamento veloce di quel corridoio Berlino-Palermo individuato dalla comunità europea che mette in comunicazione l'Europa con la Sicilia. Non c'è dubbio. È come se noi immaginiamo... Io ho fatto il medico per tanti anni e conosco un po' il corpo umano, ma credo che tutti hanno qualche conoscenza di corpo umano. Voi sapete che noi abbiamo una grande arteria, che è l'arteria aorta che collega
tutta la vascolarizzazione dell'organismo, noi viviamo grazie al fatto che ci arriva il sangue in tutto l'organismo, no? Però lei immagina un corpo che ha le reti, i capillari periferici e non ha l'asse centrale, o viceversa, che ha solo l'asse centrale e non ha le reti periferiche, non può vivere. Non potrebbe, no. Bene, allora se noi vogliamo fare vivere tutte la periferia, tutte le cellule, dobbiamo metterci un asse centrale che è il corridoio Berlino-Palermo, che quindi è il ponte sullo stretto con l'alta velocità. Alta velocità non è solo alta velocità, è alta velocità e alta capacità, cioè la possibilità di trasportare velocemente gli uomini, ma le merci. Le immagini, se le nostre attività produttive dell'estremo sud della Sicilia, che sarà Pachino, il nostro pomodorino, o le arance di Catania, il pistacchio di Bologna, tutte queste merci che devono arrivare nel centro Europa, se anziché arrivarci su gomma, perdendo ore e ore di tempo, con un povero Cristo che deve guidare per tante ore, con tutto quello che succede poi in incidenti, in inquinamento dell'aria, delle strade, eccetera, eccetera, allora le immagini invece, se tutto questo si potesse trasportare con ferrovia in modo veloce, come cambia il mondo, cambia dal punto di vista economico, dal punto di vista della qualità della vita. Il secondo motivo fondamentale per cui si può utilizzare il recovery plan, oltre che la grande infrastrutturazione della Sicilia, è invece il meccanismo della cosiddetta transizione energetica. Io le spiego che cos'è, lo spiego a lei per far comprendere a tutti. Che cos'è la transizione energetica? E anche lì ritorniamo alla grande e straordinaria capacità della Sicilia. La Sicilia ha una cosa in più che l'Europa non ha, ma al solito dobbiamo utilizzare, ed è il sole. Noi abbiamo il 30% di isolamento maggiore rispetto all'Europa, cioè noi abbiamo il 30% di energia solare in più rispetto all'Europa. Bene, però non la utilizziamo, ci godiamo il sole, ci facciamo l'abbronzatura, ma se questa la dobbiamo trasformare oggi in modo moderno in energia, perché il sole, grazie alla tecnologia moderna, questa è trasformata in energia, c'è bisogno di soldi, di investimenti. Non so se sono stato chiaro. No, è chiarissimo, lei è chiaro che poi sempre il discorso che lo batte, che sono tantissime le cose che bisognerebbe fare per la Sicilia, però poi ci si scontra magari la possibilità di realizzare, quindi... E qua il recovery plan. Noi abbiamo la possibilità oggi con il recovery plan o con i fondi comunitari della prossima programmazione 2021-2027 utilizzare questa massa di denaro enorme per realizzare queste cose. Noi in Sicilia rispetto agli altri abbiamo il sole, ma abbiamo anche l'acqua, abbiamo le onde e abbiamo il vento, abbiamo tre cose che possiamo trasformare in energia. Allora lei immagini, i cittadini devono immaginare cosa noi possiamo fare se noi riusciamo a realizzare, e la tecnologia oggi ci consente di farlo, queste tre grandi cose che abbiamo, che sono naturali, che nessuno ci può togliere e che non costano niente, possiamo trasformarle in energia per fare funzionare le nostre aziende, le nostre industrie, per fare camminare le nostre macchine, per fare camminare i cittadini, per riscaldare le nostre case, o rinfrescare le nostre case. Cioè noi possiamo utilizzare questa massa di energia per fare tutto ciò che ci serve, gratis. Questo è un aspetto che sicuramente va attenzionato. E senza inquinare. Perché mentre il mondo passato è stato, ostaggio del petrolio, della produzione petrolifera, e quindi dei paesi arabi che la producevano, il petrolio, no? Giusto? Noi adesso possiamo svincolarci, grazie alla tecnologia, alla scienza, alla cultura, all'intelligenza che a noi italiani non manca, e a quello che abbiamo soprattutto da noi in Sicilia, dicevo, il sole, il mare, il vento, possiamo, grazie a questa tecnologia, a queste cose che già abbiamo, creare sviluppo. Tutto questo per farlo ci vogliono i soldi ce li mette il recovery plan e ce li mette la comunità europea. Ecco, questa è la sintesi di quello che stiamo provando a fare. È chiaro che poi ci deve essere sempre, lei parlava di collegamenti, di infrastrutture, ma sempre anche collegamenti per quanto riguarda il governo nazionale, cioè se sempre comunque si deve fare una rete che deve giocare ovviamente a favore della realizzazione di tutti questi progetti, bei progetti per lo sviluppo di questa terra. Ci vuole un governo che ci ascolti, perché noi finora, mi creda, non siamo stati ascoltati, perché hanno prevalso su questa... buonsenso, su questo sogno, ecco, vanno a provarsi gli interessi
delle imprese del nord, gli interessi di chi ha tentato sempre di tenere la Sicilia e il Meridione indietro, per poter essere noi semplici consumatori di prodotti che vengono dal nord. Ecco, noi dobbiamo ribaltare questo meccanismo, dobbiamo liberarci da questa cappa e lo possiamo fare solo e esclusivamente se siamo uniti, preparati, intelligenti, se riusciamo a fare buona politica e buona amministrazione. Questo è quello che stiamo provando a fare, sto provando a fare io modestamente con la mia commissione. E noi abbiamo prodotto un recovery plan della commissione, una proposta che abbiamo mandato al governo regionale per dire: governo regionale, ho fatto anche una lettera al presidente Musumeci per dire questo sono quello che secondo noi, avendo ascoltato il territorio, serve. Devo dire Musumeci per molti aspetti la pensa come me, la pensa come noi. Abbiamo detto fatti portavoce di questo progetto a livello nazionale e se il governo nazionale non ci ascolta, fatti portavoce a Bruxelles di queste nostre esigenze, di questa nostra volontà. Il governo nazionale ha fatto un prima bozza di recovery plan che era non vorrei usare una brutta parola, ma era, diciamolo così, una sciocchezza, era fatto male. Non a caso è stato messo in contraddizione, è saltato il governo su questo argomento, perché è stato posto anche questo problema. Adesso ho fatto una seconda bozza, che è un po' meglio rispetto a quella di prima, ma anche lì io ce l'ho. Ci sono tante belle enunciazioni dal punto di vista della teoria, dell'enunciazione, ma quando poi scende nel particolare di cosa serve alla Sicilia e al Meridione, lì cominciano i guai, perché mi parla in generale di alta velocità, ma non è l'alta velocità che serve a noi, è sempre quella che stavano proponendo. Propinandoci, perché è da anni che anche con il piano per il sud ci propinano sempre questa alta velocità, che non è l'alta velocità vera e propria, cioè quella che serve a noi, è un Una via miglioramento di veloce. mezzo. Ecco, noi dobbiamo sempre stare indietro, no? Io dico che è ora di finirla, noi dobbiamo stare esattamente come gli altri. Io non vedo perché chi ha la disgrazia di nascere in Sicilia, che abbiamo la fortuna di nascere in una terra meravigliosa, però siccome siamo nati in una terra meravigliosa dobbiamo soffrire perché siamo nati qua e dobbiamo essere sempre indietro rispetto agli altri. Io questo non lo posso accettare. Credo che tutti i cittadini siciliani non possano accettare una cosa del genere. Noi dobbiamo essere alla pari degli altri. Poi sarà capacità nostra poterci vivere bene o meno, saper sviluppare le cose. Ecco, questo è quello che riteniamo di fare. Guardi, io la ringrazio intanto per questa analisi perfetta anche sulle varie potenzialità di questa terra meravigliosa. Abbiamo detto l'acqua, abbiamo detto il sole, abbiamo detto il vento. Noi ci auguriamo, perché vogliamo essere sempre propositivi all'interno delle nostre interviste e guardare a quello che ci attende sempre con grande fiducia. E vi auguriamo un buon lavoro e continuate, chiaramente continui anche lei a fare il bene di questa terra e a proporre tutte quei progetti, quelle iniziative che ci possono veramente aiutare a crescere e sicuramente continuerete così. Grazie ancora per questa intervista. Grazie a lei, grazie a voi, è anche compito vostro poi, no? Quindi vi ringrazio per avermi ospitato ed è anche compito vostro poi diffondere la buona cultura, la buona conoscenza delle cose, perché molto spesso c'è molta ignoranza e quando c'è molta ignoranza poi ne derivano tutta una serie di cose negative anche per noi. Grazie ancora e buon lavoro. Arrivederci.